Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati nella casa del diavolo, Tringa sempre presente. Ricordatevi di iscrivervi al canale e condividete su tutti i vostri social, WhatsApp, Instagram, da tutte le parti dobbiamo crescere. Campanellina per essere sempre aggiornati, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo e per il sigarino. Ragazzi, un paio di notizie di mercato, poi veniamo alle domande e risposte. Scusatemi. Allora, il Milan fa l'offerta, ragazzi, Szoboszlai, a parte tutti gli ammiccamenti che sta facendo sui social, sotto tutti i post riguardanti il Milan, comunque sembra esserci la prima offerta del Milan che è di 25 milioni e un contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro. Quindi ragazzi, il Milan su Szoboszlai fa veramente sul serio. Parliamo di Jovic che a quanto sembra è uno degli attaccanti più graditi dai tifosi e anche dal sottoscritto. Allora, Jovic è l'attaccante che il Milan sta cercando. Io penso che possa veramente arrivare, però abbiamo delle concorrenti. La più agguerrita sembrerebbe Leicester. Il Leicester che come sappiamo è una squadra parecchio ricca, quindi attenzione agli sviluppi di questa situazione, ma il Milan rimane sempre in vantaggio. In questa settimana, fra questa settimana e la prossima, ci sono già in programma degli incontri con Mino Raiola, il pizzaiolo come lo chiama il Rasta. Mino Raiola parlerà sicuramente per definire bene il contratto di Gigio Donnarumma. E si sta pensando di mettere o non mettere una clausola sul giocatore. Secondo me bisognerebbe metterla perché bisogna dare alle altre squadre un prezzo di base su cui partire. Io metterei una clausola di 50-60 milioni così da fare un prezzo per Donnarumma. Quindi ragazzi, anche qua aspettiamo gli sviluppi. Donnarumma sicuramente, anzi non sicuramente, ha già rinnovato, non ce lo dicono, ma Donnarumma ha già rinnovato, il rinnovo è pronto. E comunque in questi incontri si parlerà anche di altri giocatori. Mino Raiola è il procuratore di molti talenti olandesi e sicuramente ne verrà proposto qualcuno al Milan. Come sapete, come mi avete già detto che sapete, c'è stato l'incontro con Alessandro Lucci, il procuratore di Bastos. Bastos è un giocatore ottimo, non è fra le priorità del Milan adesso, ma sicuramente il Milan ci sta pensando. Il giocatore ha una clausola di 15 milioni, ma per quanto è uscito dall'incontro di settimana scorsa, la squadra, il Telleres, adesso non mi ricordo bene come si dice o come si chiama, è ben disposta a trattare anche a meno soldi. Vedremo anche qui gli sviluppi. Ora ragazzi, veniamo alle domande e risposta. Non, e risposte, non molto perché abbiamo preso con le live. Oggi ne faremo una intorno alle 18-18:30. Poi ragazzi, stasera sono su Radio Playtime, nella trasmissione Il Calcio nel Tubo. Quindi su Facebook, quindi venite a seguirci, anche lì risponderemo a tutte le domande. Inizieremo stasera alle 7:30 perché a quanto ho capito ci sarà la radiocronaca della partita di stasera dell'Inter. Quindi ragazzi, alle 19:30 Radio Playtime, il calcio nel tubo. Ora veniamo a queste risposte. Intanto voglio dare una risposta generale a tutti gli interisti che mi seguono. Allora ragazzi, un tifoso del Milan non ha bisogno di guardare quest'anno per dire, o gli ultimi anni per dire che Milano siamo noi. Milano siamo noi e basta, cioè non c'è neanche da chiedersela una cosa del genere. Vogliamo guardare l'Albo d'Oro?
Vogliamo guardare chi è nato prima? Vogliamo guardare dove giocate? Non lo so se sapete San Siro da chi è stato costruito. Lo stadio di San Siro è uno stadio costruito dal Milan, quindi siete voi ospiti anche allo stadio. Ricordatevelo questo, magari non tutti lo sanno. Le date di nascita sono chiare a tutti. Poi cosa che altro? L'Albo d'Oro parla chiaro, 7 Champions League, confronto a voi ragazzi, il triplete vale un anno, avete vinto un anno, noi abbiamo vinto per 30 anni di seguito, non stiamo neanche a parlarne. I derby, il derby è una partita, tutta questa importanza la date voi perché una squadra senza storia deve attaccarsi a qualche cosa per crearsela. Noi la storia parla da sola. Comunque, veniamo alle risposte. Robert Will mi chiede lo scambio Romagnoli-Coutinho. Ti ho già risposto nel commento. Sono cose da giornalai. Il Milan non ha nessuna intenzione di vendere il suo capitano. Romagnoli è incedibile. E non penso che nessuno abbia intenzione di fare uno scambio con Coutinho e soprattutto il Milan non andrà mai a fare un'operazione che stai dicendo tu, lo stipendio pagato dal Barcellona non esiste, è una cosa che non esiste, non so dove l'hai visto e se l'hai visto cancellalo dalla mente. Enrico Bellini, grande Enrico, cuore della curva, cuore nostro. Ti ringrazio ogni volta che parlo con te, ti voglio ringraziare, aspetto i tuoi messaggi su WhatsApp quando vuoi, lo sai che il telefono è sempre acceso. Mi chiede del ricorso del City, che ha vinto il City, se non è una cosa contro che dovrebbe far pensare il Milan. Enrico, il Milan prima di rinunciare, è lui che ha rinunciato all'Europa League per sistemare i conti. Chiaramente quando si parla di Champions League la cosa è un po' più difficile. È un ricorso che avrebbe vinto anche il Milan se lo avesse fatto. Il Milan ha rinunciato al ricorso, quindi diciamo che ha accettato per diminuire il proprio debito. E infatti il Milan comunque rinunciando a un anno di Europa League ha comunque risanato tutto quello che aveva a livello economico, più o meno risanato tutto. Eric Carrero mi chiede se vedo i suoi commenti, questo l'ho visto, poi non so cosa ti possa essere successo sul telefono. Ragazzi, queste poche ho risposto a queste poche domande, ce ne sono altre a cui sto preparando le risposte. Sto preparando un bel video sulle trasferte più belle, ho in programma Roda, Perugia e altre trasferte. Sono cose che comunque devo preparare, devo scrivere, perché comunque sono dei ricordi che devo rimettere in moto. Ci saranno questi video sicuramente, li sto preparando e vedrete che verranno fuori delle belle storie, saranno belli e voglio farli bene. Quindi scusate se vi sto facendo aspettare, ma voglio, su quelle cose voglio davvero dare il meglio di me, perché sono cose che ho vissuto e voglio raccontarvele bene. Ora ragazzi, come vi ho detto, verso le 18:30 faremo una live, staremo insieme un'oretta, tre quarti d'ora, un'ora, preparatevi le domande e stasera ve lo ricordo, Radio Playtime, il calcio nel tubo con Sergio Sarruggeri, il Baluscia Nero Azzurro. Ci saremo io, il Rasta e Beppe Bianconero. Inizieremo alle 7:30, quindi tutti presenti, davvero è importante seguire questa trasmissione perché è una trasmissione rivoluzionaria per quanto riguarda la rete. Quindi ragazzi, ci sentiamo più tardi in radio, iscrivetevi, campanellina, pollice su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo, vi voglio bene a tutti, forza vecchio cuore rossonero. Vi vogliamo così! Vi vogliamo così! Vi vogliamo così! Ciao ragazzi, a dopo!